madre potrebbe essere quella, il punto in cui i compagni del gruppo, dello scout lì, pensano diversamente, cioè guardano diversamente la figura di Sam e iniziano un po' ad aiutarlo e si, diciamo, si riuniscono tra di loro e capiscono che magari una situazione difficile e lo guardano in modo diverso e capiscono che è una bella persona e si può aiutare. Quella mia scena preferita è stata quando arrivano sull'isoletta, sulla spiaggia. Ma di loro due, quando si dicono ti amo in quel modo, in quella maniera molto... Sì, è stata una cosa... Si poteva aspettare. Le mie scene madri, una è stata quando si rincontrano nel prato verde e l'altra dove sono sulla spiaggia e si tuffano insieme. Allora, per me la scena madre è stata quando verso la fine erano al teatro e il poliziotto li vede su dall'organo e non dice niente. Per me è stato importante perché conferma di stare dalla loro parte. Secondo me la scena madre del film è stata quando il gruppo di scout ha deciso di andare a salvare Sam. Il primo bacio, il bacio, la loro tenerezza. Quella del bacio, perché io mi emoziono sempre, allora il bacio sotto la pioggia ci sta. A me è piaciuta molto la scena in cui ballavano e poi si baciavano sulla spiaggia. Una scena che mi è piaciuta tantissimo è quando sono usciti dalla chiesa dopo il matrimonio, con tutti i movimenti rallentati e questa cosa qua, era molto carina. La scena che mi è piaciuta in assoluto di più è quando si sono dichiarati il loro amore e hanno incominciato a ballare. Alla protagonista femminile viene bucato l'orecchio con un amo. Dal suo innamorato con il quale è in fuga, spero di non ricordarmi male. Sembra un rito di iniziazione, sono da soli in una baia nascosta e stanno imparando a sopravvivere da soli, lontano da tutto, con i propri mezzi di sostentamento. E questo bucamento dell'orecchio con l'amo ha un cè di punk e di adolescenziale allo stesso tempo. Mi ricorda quando io avevo le spille da baia nei buchi all'orecchio. Aspetti, fammi vedere il numero.